Siamo d'accordo sul fatto che nel momento in cui abbiamo un dato su cui lavorare, tutti quanti ci dobbiamo riferire a quel dato? Siamo d'accordo che se fossero 3.000 iscrizioni non stiamo parlando di nulla perché ce le deve aumentare? Siamo d'accordo che se fossero 1.500 qualcuno se le deve ridurre le ore? Okay. Allora, siamo, posso portare avanti questa tesi? Voglio i numeri. Lei lo può fare come avvocato Nardella? Sì, sono io, voglio chiedere. Perfetto. Però adesso siamo insieme. In attesa di una risposta. Ok, adesso la vado a sollecitare in questo momento. Saltato il tavolo di trattativa ieri pomeriggio, i lavoratori che si occupavano del servizio mensa a Pescara quando era in campo l'ATI Cheerfood Bioristoro, oggi estromessa dal comune dopo la vicenda che a giugno ha portato in ospedale centinaia di ragazzi e bambini con gastroenteriti, sono scesi in piazza per protestare contro una riduzione dell'orario di lavoro che per loro è inaccettabile. La CAMST di Bologna, seconda classificata nell'appalto mense, ha proposto infatti di passare dalle 430 ore precedenti a 390 affinché il servizio sia economicamente sostenibile, anche in previsione del fatto che molte famiglie potrebbero non fidarsi più dei pasti dispensati a scuola. Secondo Wiltux e Filcams CGL, la proposta va respinta al mittente perché comporterebbe un taglio del salario già ridotto dei lavoratori, che mediamente guadagnano tra le 300 e le 500 euro, e inoltre un peggioramento della qualità del servizio. È inaccettabile. E il servizio ai bambini? Cosa diciamo dopo il servizio ai bambini, di cui tutti ci preoccupiamo a chiacchiere? Perché a chiacchiere, perché dirigenti, politici si dovrebbero preoccupare di come i loro bambini, i bambini di questa città, vengono trattati con una revisione di quell'orario. Diciamo che sarebbero stati trattati malissimo, ma vado oltre. Ieri c'è stato un altro incontro dove c'è stato un rilancio di ore, come il mercato delle pulci. Da 350 l'azienda CAMST in ATI ha offerto 390. Noi diciamo assolutamente no, il comune si vuole prendere questa responsabilità, che lo faccia. Non ha bisogno del timbro notarile dei sindacati. I sindacati quindi chiedono la mediazione del comune di Pescara affinché convinca la CAMST a tornare ai livelli di orario precedenti, per poi eventualmente valutare soluzioni di riduzione nel caso in cui i pasti dovessero drasticamente calare. Noi al comune in questa fase chiediamo che il passaggio di appalto sia indolore, perché i lavoratori hanno già sofferto il fatto di non aver lavorato a giugno. Abbiamo dato la disponibilità successivamente all'ingresso dell'azienda di fare tutte le valutazioni rispetto al numero dei pasti, perché è evidente che c'è una preoccupazione sul numero dei pasti alla luce di quanto accaduto, ma noi su questo come organizzazione sindacale abbiamo già dato la disponibilità, perché qualora ci fosse un numero di pasti inferiore che produrrebbe a quel punto un naturale esubero, saremmo disponibili ad attivare tutti gli ammortizzatori sociali previsti.